nel paradiso della Costa d'Amalfi a Minori, città del gusto, Ozium Spa, bagno romano. Una spa con una storia lunga 2000 anni. Ispirata all'antica villa romana marittima, Ozium Spa propone esperienze originali di benessere, ricche di storia e cultura. Guanto di cassa, sapone nero, schiuma d'Aleppo, oli di argan, caldi vapori, idromassaggi e giochi d'acqua, sale massaggio, sauna, pediluvi, relax a tutto tondo. Ozium Spa è unica in Campania, come unica è la costiera amalfitana. A Minori, in pieno centro storico, vi aspettiamo per proporvi una spa diversa, un viaggio indimenticabile da raccontare agli amici. Che meraviglia, sembra il paradiso! La Valle Eventi, villa per cerimonie con unica sala, circondata dal meraviglioso parco, accoglie con classe il giorno più bello della tua vita. La cucina, ispirata alla tradizione locale, offre originali reinterpretazioni degli chef. Novità 2018, la Valle Eventi presenta ai futuri sposi una favolosa piscina per rendere unico il tuo evento. La Valle Eventi è ad Avella, vieni a trovarci via Santa Lucia Rocca Rainola, telefono 081 511 86 81, pure a valleeventi.it. La Valle Eventi, la bellezza incontra la felicità. Buonasera a tutti, e ecco da Net Napoli con il più grande, si può dire storico, del calcio di Napoli, con noi oggi, con grande piacere, il nostro Corrado Ferlaino. Buonasera, signor buonasera, Corrado. Buonasera a tutti. Ecco, io faccio due domande molto più semplici e molto più leggere. Chi è Corrado Ferlaino e che cos'è per il signor Corrado Ferlaino e Napoli? Dunque, chi è Corrado Ferlaino? Dovrei cacciare il mio passaporto per farvi vedere il passaporto, quindi per sapere chi è Corrado Ferlaino. Cos'è per il Napoli? Il Napoli è un grande amore che ho avuto sempre, perché sono nato, che amo il Napoli e amo Napoli città. Questo è tutto. Diciamo, Napoli e il calcio. Il Napoli, quando dico il Napoli, è il calcio Napoli e Napoli città soprattutto. Ecco, passo la parola al mio amico Ciro, che va più dentro. Ecco. Allora, la storia dell'ingegnere Ferlaino è fantastica, straordinaria. Intanto come diventa presidente del Napoli, ci sono i laurini, gli antilaurini, con un colpo di mano lei prende le quote azionarie della vedova di un azionista, e quindi diventa presidente del Napoli. Immediatamente allestisce una grande squadra, va in difficoltà ma riesce a fare una grande squadra da subito. Sì, certo, siamo andati a Milano, potevamo vincere lo scudetto, ma allora non c'erano tutte le televisioni che incidono come oggi, c'era un arbitro particolare che c'è un rigore contro, che c'è via un giocatore, insomma, successe la fine del mondo, Napoli a San Siro perse questa partita, perse la partita contro l'Inter. Per il calcio di rigore di Mazzola, no? Che non c'era. L'arbitro era Gonella, che io ho odiato per tutta la vita. Mi è andato 4-5 volte, non l'ho mai sempre e gliel'ho detto tutte le volte, gli ho detto che sono ancora arrabbiato per quella giornata. Molto spesso dice il Napoli migliore di tutti i tempi sia stato quello di Luis Vinicius, d'accordo? Luis Vinicius ha fatto un Napoli nuovo, un Napoli diverso, olandese. Sì, un Napoli praticamente sempre all'attacco, insomma. È un buon successo anche allora. Perdemmo proprio a Torino una partita decisiva, ma ci siamo vendicati adesso a quanto pare. La parata dell'ex e il gol dell'ex, Dino Zoff, sì. Pare il tiro di Giuliano nel 7, sì. E poi Cuore in grato praticamente, perché io mi ero messo a Napoli per 6 mesi, avevo messo un mio amico il quale ha fatto l'errore, Ettore Sacchi, di dare la lista ad Altafine. Altafine è andato alla Juventus e quella partita fu decisiva contro il Napoli. Lei compra Beppe Savoldi
E dopo Beppe Savoldi c'è il gran rifiuto di Pablito Rossi. E quindi molti calciatori decidono di venire, pur pagati bene, altri calciatori fanno delle scelte di vita. I primi rifiuti importanti sono stati quelli di Verdi, per fare un parallelo con quello che succede oggi. È diverso, perché là successe che allora c'era un altro regolamento. Il giocatore doveva venire a Napoli, però la Juventus avvicinò sia il giocatore che la società che aveva già un contratto con noi, e il giocatore rifiutò perché la Juventus, dopo due anni infatti, è andata a giocare, finito questo campionato, l'anno successivo è andata a giocare alla Juventus. Quindi non è che ha rifiutato Napoli, la Juventus gli ha dato più soldi, la Juventus che allora era vincente gli ha promesso più soldi e un avvenire migliore. 1984, stadio San Paolo pieno, che arriva un signore chiamato Diego Armando Maradona. Geniale l'acquisto di Maradona, perché le manda Giuliano a comprare Hugo Sanchez, mentre invece era, il vero obiettivo era Diego. Sì, certamente, bisogna fare nel calcio, se è il Barcellona che voleva aumentare le pretese, si doveva calmare un po', allora il Napoli ha trattato un giocatore del Real Madrid, nemico del Barcellona, in modo che il Barcellona ci ha richiamato e ha detto vabbè, ve lo do al prezzo che abbiamo stabilito. Primo scudetto del Napoli, adesso è la cosa più attesa da tutti, no? È una città impazzita, e non c'erano i cori dell'epoca, c'erano le canzoni, Peppino Di Capi ne ha fatta una, Nino D'Angelo un'altra. E che cosa ricorda di quel primo scudetto? Lei una volta disse alla RAI, intervistato, sono talmente felice che non riesco a cogliere la felicità di questo momento. Questo è vero, ricordo quell'intervista. Ma io direi, ma perché parliamo di vecchi scudetti? Sono passati oltre 30 anni. Parliamo praticamente del campionato del Napoli. Di attuale. Sì, noi speriamo molto. Tutti i napoletani sperano molto, io più insieme a loro, diciamo così, speriamo molto, perché la Juventus ha due partite difficili su quattro e il Napoli ha due partite così, non molto difficili e altre due facili. Quindi io penso che il Napoli ce la possa fare, anche se ha un punto in meno alla Juventus. Comunque già sabato e domenica vedremo che cosa succede. Frasi famose sue sono: il Napoli è come una tigre, l'importante è saperla cavalcare, e un'altra frase famosa è: si può andare a letto col diavolo, basta saperlo. Sì, cioè, frasi ne ho dette tante e quindi queste onestamente non me le ricordo, ma comunque ne ho dette tante, è inutile, faremo un'ora in trasmissione di un'ora se dobbiamo riportare tutte le frasi che ho detto. Sì. Bene. Allora, lei è anche molto tifoso, io ricordiamo durante un'intervista lei aveva un bicchiere d'acqua, beveva continuamente perché aveva urlato ai gol del Napoli che in Coppa Europa, in Europa League, quella che si chiama adesso, quindi Coppa UEFA dell'epoca, il Napoli aveva vinto fuori casa 1-0. Lei aveva talmente urlato e faceva l'intervista a Nitto con la voce praticamente a zero. Sì, ma vede, allora lei... Non era la Coppa UEFA, la Coppa UEFA non era la Coppa Europa, Coppa di adesso, perché era la Coppa dei Campioni praticamente. Era una cosa seria. Perché era una cosa diversa, insomma, ci andavano le squadre che arrivavano secondo, terzo e quarto, mentre adesso invece vanno nella Champions. Quindi era quasi una Champions, diciamo. Il Napoli la vinse bene, certo. Non ricordo l'episodio del bicchiere d'acqua, tanti bicchieri d'acqua hanno bevuto tanti. Mario De Nitto era. Qualcuno pure di vino, non molti, ma qualcuno pure di vino, quindi non me li posso ricordare tutti. Marca, vogliamo fare un'altra domanda? Ecco, io voglio chiedere al Presidente, come lui prima mi ha risposto che a Corrado Ferraino è il passaporto, no? E significa, e lo sappiamo tutto, Corrado Ferraino è la storia di Napoli, del calcio di Napoli. Ecco, una domanda, se Napoli, visto che non è più il Presidente e vincerà lo Scudetto... Cosa farà? Come si sente? Ah, benissimo, perché un tifoso se ne frega praticamente del Presidente o non del Presidente. Del resto, dopo 30 anni qualcuno deve pure vincere lo Scudetto. Io spero che lo vinca quest'anno e sono contentissimo. E spero che l'anno prossimo vinca anche un altro. Anzi, che per 10 anni la Juventus ne ha 26 di seguito, mi sembra. E Napoli magari può vincere 10 di seguito. Questo è il mio augurio che faccio a Napoli e a De Laurentiis. Presidente, lei ha avuto Maradona, ultima domanda,
chi è il Maradona attuale di questo Napoli? Beh, Sarri certamente, l'allenatore che è bravissimo, eccezionale, e tenga presente che questi giocatori buona parte le teneva Benitez e gli altri stavano nell'Empoli, quindi lui questi giocatori li ha fatti diventare dei giocatori eccezionali, gli ha dato quella spinta, quella emotività, quella che tutto ci vuole nel calcio praticamente, e il Napoli è veramente una squadra invincibile. Io ringrazio di cuore l'ingegnere Corrado Ferlaino, perché veramente è stato così carino e gentile che c'ha una riunione, però è venuto da noi a fare questa intervista. Allora forza Napoli, forza. E grazie, sono la prima, te l'assicuro, appena vincere a Napoli, e lo auguro Dio, ti prego, verrò da te e brindiamo insieme. Benissimo, vi ringrazio moltissimo. Grazie ingegnere. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Da Net Napoli è tutto, a voi la linea.